questo punto non mi boffa mai, perché non può fatta a nessuno sta squadra. Non esiste al mondo che può fatta una squadra, il C1 sta squadra qua. Questa è la squadra più scarsa che esiste sull'universo, compresi gli astronauti. Mi arrabbia e quindi voglio che l'Arezzo rigiochi da squadra d'Arezzo, rigiochi da squadra di Capuano, che io ritrovo in campo dei maiali assatanati e una banda di ignoranti, non una banda di femminucce come abbiamo giocato domenica. Penso che posso dire una banda di femminucce o rischio un altro deferimento? Qui penso di no. Penso che lo posso dire, no? Non rischio un deferimento o una multa di 15.000 euro che abbiamo pagato, o meglio che la società e il dottor Ferretti ha pagato. Domenica. La manda all'ospedale, deve parlare di là, bravi! Io per il presidente mi butto dal terzo piano, senza paracadute, parola d'onore. È un desiderio che io farò di tutto affinché accada, ma con calma, con tranquillità. Perché nel calcio, come nella vita, le aspettative è come il sabato del villaggio di Giacomo Leopardi. Vale a dire, nella vita l'attesa è il sentimento più alto, è la cosa più bella che può accadere. Mi dispiace perché l'Alessandria è una grossa società e anche faccio i complimenti all'allenatore, prima un grande uomo e poi una grande persona. I ragazzi mi hanno detto che gli dicevano che eravamo dei dilettanti, che prendiamo 1.300 euro al mese, che guadagniamo quanto un panettiere, ma di questo ne siamo orgogliosi. Se loro ne prendono 20.000, tutta questa differenza in campo non lo si è vista. A volte la moralità copre anche i disagi economici. Tu voi camminate in mezzo a me contro una squadra di promozione, perché parecchi di voi non possono giocare nemmeno in questa squadra, nemmeno l'uno contro uno contro il giocatore di promozione. Domani vi dico a che ora dovete arrivare alla tavola. Il primo che fiata giro sui figli vi caccio. Contro una squadra di promozione, vergognatevi, voi non siete degni. La squadra di promozione, io vi squarto. Se voi avete deciso di giocare con la mia famiglia, io vi squarto.